gesto che avevo appena fatto vuole essere una risposta a quella voce che è venuta dal cielo e che ha detto: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltate. Il bacio è un segno di affetto, è un segno di accoglienza. Baciare la parola di Dio è segno di affetto e di accoglienza. Ma cerchiamo di capire un po' di più quello che Gesù ha voluto dire ai suoi apostoli, ma anche a noi, attraverso questo fatto che noi chiamiamo la trasfigurazione. Gesù che si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Che cosa ha voluto dire Gesù? Ovviamente non ha voluto fare un gesto così per stupire, quasi un gioco di prestigio, diciamo, dai. No. La prima lettura ci ha detto: Dio ha chiamato Abramo e ha detto ad Abramo: esci dalla tua terra e va nel paese che io ti indicherò. Cioè Dio ha messo in cammino Abramo e Abramo ha incominciato quel cammino seguendo questa parola del Signore, di Dio, l'ha ascoltata. È diventato un popolo numeroso, il popolo di Israele. E in questo cammino Dio ha mandato i profeti, Mosè e Elia, che troviamo appunto nella trasfigurazione, Mosè e i profeti, per aiutare e sostenere il cammino di questo popolo verso una meta. Abramo ha raggiunto una meta, sì, ha avuto una discendenza, è incominciata la stirpe di Israele, ma non era finita. Ha ascoltato, si è messo in cammino, un cammino che ha generato un popolo. Ma la domanda è: dove vuol portare Dio attraverso questo? È vero, ad Abramo ha promesso una terra, ha promesso una discendenza, cose molto importanti. Ma alla fine passano gli anni, passano i secoli, dove vuol portare Dio? E arriviamo al brano del Vangelo. A un certo momento Gesù prende questi tre discepoli, Giacomo, Giovanni e Pietro, e porta su questo mondo. Per capirlo dobbiamo tornare un momentino indietro, leggere il Vangelo nel capitolo appena prima di questo. Cos'era successo? Era successo che Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli: ma la gente chi dice che io sia? E lì è cominciato a rispondere: ma qualcuno dice questo, qualcuno dice quell'altro. Sì, come quando accendiamo la televisione, qualcuno dice così, qualcuno dice cosà, e si va in confusione. Però Gesù dice: ma voi miei discepoli, chi dite che io sia? Non mi interessa quello che dicono gli altri, mi interessa quello che dite voi. Appunto, quello che Gesù chiede questa mattina qui. E risponde Pietro: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Notate, dalla nube viene una voce, quella del Padre: questo è il figlio mio. Gesù ha risposto a Pietro: beato te Simone figlio di Giona, perché questa cosa non te l'ha rivelata nella carne del sangue, ma il Padre mio. Il Padre conferma nella trasfigurazione quello che ha detto Pietro: questo è il mio figlio diletto, l'amato. Quindi è una continuità. Ma c'era bisogno di qualcos'altro? L'aveva già detto Gesù. Il fatto è che era nato un problema, una difficoltà era nata, perché dopo che gli apostoli e Pietro, per bocca di tutti, quindi per bocca anche della Chiesa, ha detto: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, Gesù comincia a dire: adesso devo salire a Gerusalemme, e comincia a parlare di che cosa gli capiterà la morte.
E Pietro dice: no, 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 fermati, 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 per favore. No, questo no. Fermati, non andare a Gerusalemme. Sappiamo cosa risponde Gesù a Pietro. E poi dice subito: chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e giorno mi segua. E sono parole dure. E mi segua. La stessa cosa che Dio aveva detto ad Abramo: vieni, mi segui, lascia la tua terra, vieni dietro a me, mi segui. Gesù dice: prendi la tua croce ogni giorno e segui. Merita perché la meta è quella vita eterna.
capisse il cammino della nostra vita cristiana, quel cammino che in Abramo è incominciato, che nei profeti è stato portato avanti, che in Gesù ci è stato confermato e che dobbiamo ascoltare. Per arrivare a che cosa? Per arrivare a questa vita eterna. Questo è il cammino della nostra fede. Infatti, gli apostoli hanno portato dentro, cioè, poi l'hanno capito quando Gesù davvero è risorto dai morti ed è apparso a loro, eccetera, eccetera. Hanno capito. Allora, dove va la nostra vita? Beata celeste del paradiso, che gode insieme con lui la vita eterna.